Lo sapevate che sui social potete essere chi volete? So che può sembrare un discorso banale, ma lo è davvero. Approfondiamolo in questo video. A voi è di fare quello che più ti pare e piace. Ma c'è un ma. È la pura sacrosanta verità. Di persone che seguono i tuoi contenuti non necessariamente sono indice di qualità. Senza sottostare a determinate regole, senza sottostare a raggiungere quella mole di visualizzazioni che ti permette di monetizzare le stesse. Voi potete fare un video ogni giorno e come mi raccontò una volta una persona da cui io traggo tantissima ispirazione, ma che non vi dirò chi è. Per dire una verità ci metti 7 volte di più che per dire una bugia. Ecco perché il mondo è pieno di bugie e ha pochissime verità. E ogni volta che vedo un creator, uno youtuber o come lo volete definire voi, mettersi lì, cervellarsi, studiarsi il massimo esponente nella propria nicchia, studiare quello che deve dire, studiare quello che deve fare, studiare quello che funziona, per poi arrivare a creare dei video che qualitativamente sono anche migliori della persona a cui si sta ispirando e mollare tutto solo perché non ha raggiunto i numeri. A me dà fastidio perché questa ideologia è un'ideologia che è stata insegnata dalla vecchia generazione di creator. Quelli che oggi guadagnano i soldi sulle persone, convertendo in vendite la loro affezione. Quella è la vecchia generazione di creator, per la maggioranza, ovviamente non esiste il 100% assoluto. C'è chi ruba, c'è chi non ruba, c'è chi dona, c'è chi fa beneficenza, c'è chi fa beneficenza perché ruba. C'è tutto sui social e spesso e volentieri ci si limita ad un numero che vale tutto, ma che paradossalmente a quei livelli non vale più niente, perché a quei livelli comunque raramente riescono a gestire davvero una community, a rispondere ai messaggi, a salvare la vita di persone che pensano che loro siano degli eroi. A me è capitato a 35 iscritti che Michael, il piccolo grande uomo di cui vi parlavo nel video di Natale, gravemente ammalato, si è iscritto al mio canale chiamandomi anche un orso con gli occhi piccoli e tristi. E che gli vuoi dire? Cioè, qual è là la mia responsabilità? La mia responsabilità personale è stata quella di dire accidenti, qualcuno che mi insegna a vivere ed è più piccolo di me. Gli devo rispondere, gli devo dare coraggio, eppure quando mi ha scritto mi sono spaventato io. Immaginatevi qualcuno ad altissimi livelli che non può stare dietro a queste persone. Immaginate qualcuno che idolatrate e che non vi risponde ai commenti. Immaginate qualcuno che può risolvere i vostri problemi e non lo fa, perché ne ha altri 1000, altri 500.000 di richieste come la vostra. E magari la vostra è vera, e magari sono vere altre centinaia di richieste altrui, eppure è famoso. E questo è qualcosa che secondo me va rivista e rivisitata, perché il mondo reale non funziona così, neanche a quei livelli, neanche con quei presupposti. Prima vi ho raccontato e vi ho fatto un piccolissimo esempio della mole di video che dovreste caricare per avere lo stipendio da youtuber, ma se non fate così YouTube non è un lavoro. 10.000 visualizzazioni, una ventina di euro. Trattate la finanza, una trentina, quarantina di euro, 50, se vi va bene. La finanza paga molto bene. Avete pochi iscritti, ma belli, tosti. Quindi l'invito che vi voglio dare è quello di iniziare, se vi trovate ad iniziare oggi, questo grandissimo percorso, con la spiritualità giusta. Potete essere degli apprendisti, potete essere degli autodidatta fantastici. Prendete quello che vi interessa, prendete quelle che volete diventino le vostre passioni e iniziate. Avviate il vostro percorso sui social, perché il social vi darà la possibilità di diventare un giorno, un domani,
un punto di riferimento, non dico per milioni di persone, anche solo per una. Se cambiate la vita di una persona, vi fa davvero così tanto schifo? Ditemelo qui sotto nei commenti. So che questo è un video un po' particolare, ma ne vorrei creare davvero tantissimi. Sto seguendo in maniera attiva moltissime persone, anche per via del mio lavoro. Mi trovo a collaborare con aziende che nel 2021 hanno iniziato a dare importanza ai micro-influencer, perché sono persone che paradossalmente non ci guadagnano nulla dal vendere o meno un prodotto. Quindi che, vabbè, dai, parliamoci chiaro, costano molto di meno dei big e sostanzialmente riescono a convertire molto di più, perché ormai della parola data per convertire in vendita la gente si è stufata e le conseguenze le paga non la persona ma il social, le paga chi, come l'altra volta, mi ha fatto una donazione dicendo: se ti aspetti che qualcuno dia una mano a te che non vali nulla, puoi stare fresco, tieni, studia da solo. E lo sto facendo, ma è vero, alla fine non ci deve essere sempre un guadagno, soprattutto quando si aiutano le persone. Un giorno mi piacerebbe evolvere questa mia passione in uno shop, why not? Perché voi direte, ma anche tu vuoi vendere, anche tu vuoi convertire le persone in vendita. In realtà se aprissi uno shop sarebbe dedicato a voi, alle vostre richieste. Metterei a disposizione la mia manualità per creare qualcosa ispirato e dedicato anche a voi. Farei dei voti, delle votazioni e vi chiederei per cosa investireste i vostri soldi. Vi chiederei delle recensioni sincere che vengono direttamente a me, perché io sono il produttore e l'erogatore dello stesso prodotto che voi andrete a prendere. Mi piacerebbe creare dei piccolissimi corsi a bassissimo prezzo, visto che sto spendendo centinaia di euro per formarmi, ho acquisito delle nozioni che posso tranquillamente rivendermi, anche a 20 euro. Qual è il problema? La vedo molto più pulita, l'autogestione, l'autodeterminazione. Certo, non diventerò miliardario, non diventerò milionario, però alla fine quello che mi ha insegnato davvero YouTube è che si può sognare, si deve sognare. E se si può e se si riesce, si devono anche realizzare quei sogni. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Scrivetemi davvero in tanti qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al mio canale, che in realtà è il mio progetto, e supportatemi. Noi ci rivediamo sempre qui su Mixtube, sempre qui con me. Ryzen, ciao e grazie.